Un saluto agli spettatori del nostro canale YouTube Campanari Bergamaschi. Stiamo procedendo con una serie di interviste proprio per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Interviste ovviamente incentrate sul tema delle campane, suonatori di campane, sacerdoti, portatori della tradizione. E oggi invece abbiamo la grande opportunità di entrare nello studio dei campanili e del valore spirituale dei campanili. Campanile è questa struttura che potremmo definirla una sorta di architettura dello spirito che proietta verso l'alto e che per noi suonatori è di enorme fascino. E per la prima volta si compie uno studio puntuale svolto da Michael Ravasio di Villa di Serio, che salutiamo. Ciao Michael, buongiorno, grazie Buongiorno, per grazie per questa l'invito. intervista. È laureato al Politecnico di Milano in pianificazione urbanistica, si occupa di tutto quello che è poi, diciamo, l'attenzione al territorio e la sua grande passione per le campane e le chiese l'ha portato a stendere una importante ricerca che ha pubblicato, o meglio, che ha discusso nel 2022 presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de Urbe, intitolato Un progetto di conoscenza per l'architettura dei campanili, paesaggi del sacro e torri campanarie nella diocesi di Bergamo. È la prima volta che viene svolto un lavoro di questo tipo e che coinvolge direttamente proprio la tradizione dei campanili e dei suoni delle campane, quindi con grande gioia abbiamo accolto questa notizia e soprattutto l'idea di poterne parlare diffusamente proprio in una intervista. Michael, lascio quindi la parola a te, ti puoi presentare e raccontarci come ti sei avvicinato professionalmente, poi per passione a questo mondo e entrare poi nell'ambito della tua tesi. Grazie Michael, a te la parola. Grazie mille a te, Luca. E allora, io ho iniziato i miei studi, come dicevi te, in pianificazione urbana al Politecnico di Milano. Mi sono laureato, ho fatto la triennale e subito dopo ho iniziato a lavorare in uno studio di architettura qui a Villa di Sirio, dove vivo, che appunto collabora parecchio con la diocesi di Bergamo e con le parrocchie. Quindi mi sono iniziato ad avvicinarmi un po' al mondo della dei beni culturali, dell'architettura ecclesiastica e anche appunto dei campanili. Un giorno, quasi per caso, è arrivata una newsletter dalla diocesi di Bergamo, dall'ufficio dei beni culturali, in cui appunto presentavano questo master di 2 anni, un master di secondo livello, che si chiamava appunto, si chiama tuttora, Arti e Architettura per la Liturgia. Ovvero volevano un po' unire, hanno voluto unire in questi 2 anni di corso il rapporto che c'era tra la simbologia, la liturgia e appunto l'architettura di culto, incentrandosi ovviamente su quella cristiana, quindi sulle chiese, sui campanili, sulle sagrestie, sul sagrato, in tutto quello che c'è attorno. Ho iniziato quindi nel 2018 questo percorso di studi, durato 2 anni, in cui mi recavo tutti i giovedì a Roma, facevo un viaggio di andata e ritorno proprio per proseguire anche con il lavoro. E fino ad arrivare all'anno scorso, in cui appunto ho discusso questo mio lavoro. Durante l'anno ho conosciuto parecchi professori che mi hanno stimolato, e due di questi, appunto, che si sono occupati specialmente in maniera peculiare proprio sull'architettura dei campanili. E quindi lì ho iniziato appunto il mio lavoro di ricerca e di analisi. Questo ingresso nel mondo dei campanili, ovviamente, per un bergamasco doc come te in Valseriana, è l'habitat naturale, perché siamo circondati da una quantità impressionante di campanili, no? Questo, diciamo, è un dato di fatto oggettivo della diocesi di Bergamo, del suo attaccamento alla fede cristiana e di come nel corso dei secoli lo ha manifestato. Credo che proprio nella zona di Villa di Serio, tra la parrocchia e il santuario, e poi abbiamo Alzano con tutte le sue chiese, abbiamo alle spalle Raniche Torre Boldone, poi avanziamo, andiamo verso Nembro con la sua plebana e le vicine, e poi andiamo ad Albino, insomma, una quantità impressionante di chiese, di forme architettoniche. Credo che questo ti abbia anche affascinato perché sei stato un ricercatore che hai ricercato nel luogo in cui
abiti diversamente da altri ricercatori che si muovono in posti estranei al proprio loco per, come dire, indagare. Che effetto ti ha fatto questo muoverti per la Val Seriana, andando a cercare notizie e scoprendo, come dici bene tu nel tuo scritto, proprio con gli occhi dell'osservatore, i tesori che ci parlano in realtà, dobbiamo imparare ad ascoltare. Ma allora è stato un viaggio, secondo me, molto affascinante, nel senso che all'inizio, quando ho deciso di intraprendere questo tema di lavoro, mi ero dato proprio un tema geografico molto largo, no? Parlando anche con i professori, dicevo, bello, rimango nel nord Italia. E loro stessi mi hanno detto, no, vai un po' più nel dettaglio, ho detto, bello, rimango nella diocesi di Bergamo. E mi ha detto, vai ancora più nel dettaglio, perché comunque, al di là che geograficamente, anche a livello storico e quindi anche di storia dell'arte, dell'architettura locale, comunque trovi 50.000 sfumature, ma soprattutto comunque devi partire da un territorio che più o meno cerchi di analizzare e di conoscere proprio perché comunque è motivo di anche passione. Quindi ho detto, perfetto, utilizzo il mio territorio. Poi, oltre alla scelta geografica, quindi proprio la Val Seriana, diciamo la mia scelta è stata dettata anche dalla scelta geografica diocesana, cioè le nuove conformazioni, le nuove comunità ecclesiastiche territoriali, le famose cette, mi hanno portato quindi ad indagare sia la Val Seriana che la Valle di Scalve, proprio per, diciamo, completare il filone territoriale della valle. All'inizio pensavo di partire trovando cose comunque che già bene o male conoscevo, invece è stato davvero un viaggio perché concretamente li ho visti tutti questi campanili. Un viaggio bellissimo, interessantissimo. Ho scoperto davvero che ognuno, nonostante sia distante poche centinaia di metri l'uno dall'altro, hanno delle caratteristiche completamente diverse, sia nella forma architettonica che proprio anche nella forma simbolica, che è la parte poi su cui mi sono maggiormente soffermato. Credo che questo sia proprio un po' i segreti, uno dei segreti della terra di Bergamo, cioè che, come piace dire a me, ogni cortile è un mondo in realtà, quindi dalla parrocchia alla vicinia, al santuario e tutte le santelle, cioè ogni quartiere, ogni zona, ogni frazione ha una storia propria da raccontare e credo che proprio in questo 2023 uno dei sensi maggiori di questa grande kermesse, che viene vissuta, ecco, con grandi eventi proiettati sui media, uno dei messaggi principali è tornare a guardare il nostro territorio, guardarlo in particolare, e vedere quanto i nostri beni hanno da raccontarci. Credo proprio che in quest'epoca di bombardamento mediatico impressionante, se noi pensiamo quante volte guardiamo il cellulare in un giorno, ecco, imparare a Pazzesco. guardare un campanile, imparare a guardare una chiesa, e ogni dettaglio che una chiesa ci può offrire, come hai ben visto e hai raccontato tu nella tua tesi, possa essere illuminante anche in un certo senso di guida. Ecco, mi sembra di capire che il tuo studio è fondamentalmente suddiviso in due parti, una prima parte di carattere prettamente storico, dove spieghi in maniera molto diffusa dalle prime origini, quindi risaliamo veramente all'Ottocento, d.C. ovviamente, dopo le invasioni barbariche, dopo l'avvento dei primi grandi regni nel nord Italia, il graduale svilupparsi delle plebane, delle pievi, delle abbazie e questa crescita progressiva della fede e delle sue strutture architettoniche che si hanno nel corso del XVIII secolo. Per niente dire che la nostra architettura parrocchiale è fondamentalmente incentrata su questa grande. Su questa grande epoca. E poi accanto a questi ci sono tutti i campanili che parlano e ci raccontano. Ed è proprio, direi, il grande valore aggiunto del tuo lavoro, la seconda parte, mi sembra di capire, dove effettivamente entri in quel dettaglio che nessuno ha mai fatto, cioè andare a capire, scoprire quelle che sono le linee fondamentali. Ecco, tu, questo lo chiedo anche perché ovviamente chi guarda questo canale suona le campane, tu hai familiarità con le campane, anche tu, diciamo, come noi. Quindi hai visto l'oggetto campana, opera d'arte, strumento sonoro all'interno di questo contesto. La casa delle campane, che è il campanile, acquista un volto completamente nuovo quando lo si impara a guardare. Non tanto con la
lo scanner di una risonanza magnetica, ma con lo spirito dell'osservatore, giusto? Questo è un po', direi, il grande valore che tu ci proponi. Vuoi raccontarci, magari sia accompagnato dalle slide, dimmi pure tu come possiamo fare. Io le Sì, presento va benissimo. gradualmente, così Michael ci racconterà nelle sue bellissime slides che ha prodotto proprio per la discussione della tesi, che mettiamo in modalità schermo intero, ovviamente perché ci sta guardando, sposterò e possiamo pure partire con la tua dissertazione, diciamo così, giornalistica libera. Prego, Sì, a te la allora parola. andrò diciamo abbastanza velocemente nella parte iniziale, perché comunque è stata una parte più di analisi storica, non di un'analisi storica locale. E come dicevi tu bene, la mia ricerca si è soffermata su dei grandi temi, una parte proprio più architettonica, una parte più invece riguardo la simbologia. Questo perché sostanzialmente. Perché appunto, come dicevo prima, nel corso di specializzazione vengono affrontate entrambe le questioni e anche perché hanno voluto accompagnarmi in questo lavoro due grandi professori. Uno che è un docente del Politecnico di Torino, che è l'architetto Andrea Longhi, che anche lui è esperto in pianificazione e insegna anche storia dell'arte. L'altro invece è un monaco che ho trovato all'interno della struttura in cui ho studiato, che è il professore Monteiro, che invece è più esperto di simbologia. E quindi, appunto, avendo trovato il tema iniziale, che era quello del campanile, entrambi mi hanno detto: bene, unisci queste due questioni, nel senso, prova a capire effettivamente come mai, quando sia si sente un manufatto campanario suonare, sia quando lo si vede, questo non deve essere solamente a noi ci è piaciuto chiamarlo un appendice della Chiesa, ma deve essere davvero uno di quegli elementi che può guidare la prossemica e anche, soprattutto, lo sguardo all'interno di un territorio più vasto. Banalmente, se ci soffermiamo, ad esempio, sul sagrato di una chiesa o su una facciata, che sono due soglie importanti prima di entrare e fare il grande passo di entrare proprio nell'edificio di culto, che è proprio il cuore della cristianità, della religiosità. Il campanile, diciamo, che si pone lì accanto solitamente, no? Almeno soprattutto nel territorio in cui che ho analizzato, quello della Val Seriana, è sempre un po' una struttura a sé, a parte, poco spesso inglobata all'interno della chiesa, come in altre parti d'Italia, ad esempio in facciata, eccetera, ma sta lì accanto come se fosse una cosa separata e che comunichi gran poco della presenza di quello che c'è all'interno di una chiesa. E ho voluto un po' sviscerare questa questione e trovare un po' una tesi che invece andasse a favore del campanile. Quindi è inutile, diciamo, pensare al fatto che potevo studiare il campanile solamente come struttura architettonica, tralasciando il simbolismo, e soprattutto tralasciando anche la questione del suono delle campane. Che però, ecco, di questo, diciamo, vado molto in punta di piedi, perché credo che siete molto più esperti voi, anzi ne sono convinto rispetto che a me. Appunto, come dicevo, ho iniziato a fare un viaggio riguardo il simbolo, la simbologia in generale, quindi la differenza tra il cerchio e il quadrato a livello proprio simbolico, anche nelle rappresentazioni passate, e anche guardando un po' anche l'astrologia, arrivando alla conclusione appunto che il cerchio è tutto ciò che rappresenta il divino, mentre il quadrato è tutto ciò che rappresenta il terreno, quindi l'essere umano. E questa ricerca comunque è stata accompagnata anche da degli studi bibliografici e comunque da lavori già svolti. Io ho voluto prendere questa simbologia e poi applicarla al campanile. Quindi tutto ciò che è divino è rappresentato dal cerchio, perché non ha spigoli, perché ha una continuità infinita e perfetto. Tutto ciò invece che riguarda il terreno è simboleggiato invece dal quadrato, perché ha dei limiti, è spigoloso e appunto non è perfetto. E soprattutto nasce dall'intersezione di quattro elementi che richiamano il divino, quindi appunto soffermandoci dal fatto che l'essere umano comunque è una parte del creato divino. E dopo di questo, appunto, sono andato avanti, soffermandomi invece sulla figura che nasce dall'intersezione di questi due elementi, del quadrato e del cerchio, e quindi della dicotomia tra il cielo e la terra, che è quello dell'elemento dell'arco, no? Se proviamo appunto a unire anche geometricamente e visivamente, ritroviamo questa figura che in architettura la possiamo riscontrare, ad esempio, nell'intersezione di due navate, quindi le due colonne che rappresentano la parte del laterale del quadrato e la parte sommitale invece che è l'arco. Quindi un incontro bellissimo, simbolico, tra l'uomo e il cielo, quindi tra l'elevazione verso l'alto, l'uomo che si protende verso l'alto,
che incontra tutto ciò che è divino. Una piccola nota particolare, se ci si fa caso anche quando si entra nelle chiese, o non solo, anche nei tempi antichi, la parte più decorata era quella del capitello. Perché? Perché è proprio il termine della colonna ed è il punto di intersezione in cui l'uomo comunica con il cielo, con il divino. Quindi ecco perché nascono i capitelli decorati, gli ordini differenti e tante volte anche istoriati, cioè con all'interno anche delle simbologie che vanno al di là, ad esempio, del vegetale, ma che raccontano anche gli aspetti un po' più particolari. Questa strana forma l'ho trovata ovviamente nell'elemento del campanile, quindi ho iniziato a leggere questa intersezione come uno sviluppo della verticalità, quindi un'analisi appunto sulla verticalità, su tutto ciò che si protende verso l'alto, e di conseguenza appunto sono arrivato alla conclusione che l'elemento turrita della torre, ad esempio, non è solamente un supporto alla campana che sta in alto, certo è necessario perché se la campana appunto si trovasse a una quota molto bassa, disturberebbe parecchio anche l'urbanizzato e soprattutto l'effetto di diffusione sonora sarebbe comunque molto ridotto. Essendo invece posto verso l'alto, quindi ha una maggiore propagazione sia del suono che dell'effetto comunicativo che questo vuole dare. Però non solo, sono arrivato veramente alla conclusione che la torre non è solamente il supporto della cella in cui ci sono le campane, ma che proprio la torre, il fusto, la base, per poi finire appunto in cella e il tiburio, la sommità, eccetera, è un manufatto, un elemento di supporto che comunica, e comunica appunto, come dicevo prima, all'interno di un contesto urbano. Non è un elemento che è all'interno della chiesa, che quindi se tu vuoi vedere, sentire, odorare cristianità, devi recarti in un luogo di culto. Qualsiasi persona si trova all'interno di un paesaggio, nota il campanile, nota la sua simbologia, se è in grado appunto di leggerla e ha un minimo di attenzione, ma soprattutto sente la campana, quindi sente il messaggio che questo elemento vuole trasmettere. Di conseguenza, anche banalmente, se uno vuole fare un ragionamento, adesso parliamo un po' di storia anche locale, dov'è il centro della città, dov'è il centro del paese? Uno cosa guarda? Guarda in alto e cerca il campanile. Quindi dove c'è il campanile c'è la base, l'edificio di culto che lo accompagna e poi c'è anche solitamente posto anche accanto l'edificio del potere civile, quindi il comune, eccetera. Quindi guida la prosemica di uno spazio urbano sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista sonoro, come poi ho sviluppato più avanti con lo studio. Quindi appunto campanile, come dicevo, tutta la sua interezza ha una grande importanza, dalla base, in cui molto spesso sono incentrate alcune funzioni particolari che invece in alcuni contesti sono in altri luoghi. Non è il caso del nostro territorio, ma appunto analizzando anche grazie al corso di studi, ho trovato campanili in cui alla base, ad esempio, avevano dei confessionali, oppure alla base avevano dei battisteri, oppure alla base avevano le sagrestie o l'ingresso alla cripta sotterranea. Quindi la base che ha delle funzioni non solamente come acc di accesso alla torre, ma anche proprio con funzioni simboliche, teologiche e di culto belle importanti, cose che noi qui nel nostro territorio non ho riscontrato. Il fusto, che è un elemento appunto di salita, però anche questo caratterizzato da alcune sue peculiarità, cioè perché in alcuni contesti il fusto è a pianta quadrata, perché in alcuni è pianta ottagonale, perché in alcuni è pianta circolare, perché è scandito da ordini differenti, sì, per un punto di vista di sicuro strutturale e di ascensione, proprio con le scale, eccetera, per accedere in cella, ma molto spesso accompagnato anche da simbologie che non ci facciamo caso, ma perché non siamo mai stati abituati a studiarlo come anche un elemento simbolico. E soprattutto il fusto, questo lo possiamo invece notare nella maggior parte dei nostri manufatti, è proprio anche il supporto dell'orologio, quindi una scansione del tempo sia civile che religioso. Quello religioso, appunto, accompagnato anche dal suono diverso delle campane, quello civile invece scandito proprio dalla lettura del tempo. Per poi proseguire, arrivare in cella, la culla appunto delle campane, anche in questi casi accompagnati qui da alcuni elementi simbolici, ritroviamo la figura dell'arco, quindi la maggior parte dei fornici la troviamo in forma di arco, in cui ad esempio nella parte superiore ci sono altre simbologie, appunto dai quali si propaga lo spazio, fino a terminare nella parte più elevata, in cui invece ci sono le simbologie, quelle più proprie della cristianità, la croce, il globo, la bandiera, il gallo, e anche lì questi elementi, che sia i pinnacoli che i tiburi, assumono anche qui diverse differenti forme, quadrate, a quattro falde, a cipolla, in rame, in pietra. Poi vabbè, questo comunque lo si intuisce anche molto bene dai diversi contesti, nel senso che una chiesa parrocchiale
come può essere quella di Nembro, no, quella di Nembro, no, quella di Iranica, quella di Villa di Sirio, hanno una parte terminale molto semplice, anche perché il contesto parrocchiale comunque si limitava a un livello, un certo tipo di ceto, no? Quindi una parrocchia molto bella, però comunque in un contesto anche povero, possiamo dire, nella sua nascita. Una chiesa plebana, evidentemente, avrà una struttura molto più particolare. Penso a Nembro, penso a Gandino, per esempio, penso a altri campanili che ho riscontrato che davvero la loro struttura architettonica e simbologia parlava anche proprio dell'importanza dell'edificio di culto che stava alla base, quando questo appunto era connotato da dei titoli differenti rispetto a quello di una parrocchia normale. Quindi davvero la cosa che mi è piaciuta tanto è stata quella di leggere dal campanile, dalla struttura del campanile, leggere un po' quello che era la storia sia dell'edificio di culto stesso che poi anche proprio della simbologia e dei messaggi teologici che possono essere trasmessi grazie appunto anche all'architettura e al suono delle campane. Esatto, direi proprio, ed è direi la fase ascensionale la più interessante dal punto di vista anche simbolico, perché quando si sale un campanile, molto spesso i campanili, proprio per la loro struttura, non sono particolarmente illuminati, ma il buio è uno dei caratteri predominanti. L'ascesa invece corrisponde ad un incontrare progressivo della luce. E quindi quando si arriva in cima, ovviamente si sbocca sulla cella campanaria e ci si trova proprio nel paesaggio, ma è una sorta di meta ultima dove il carattere ascensionale lo si, come dire, lo si patisce nel senso letterale del termine, procedendo negli scalini, ma lo si gode quando alla fine di questa fatica si è proprio nella culla delle campane, proprio nella casa delle campane. Quindi qui sempre più direi si avverte il valore simbolico che vediamo tu hai affrontato poi nella parte successiva, chiamandolo appunto il suono come richiamo, segno e annuncio di salvezza, che è qualcosa che si interseca proprio tra la campana come strumento musicale e i messaggi che essa porta, perché la campana è ricchissima di simbologia iconografica, ma anche di scritta, portatrice appunto di molti messaggi che traggono dalla Bibbia formule sacre tipiche proprio dei bronzi, che sono, torno a dire, da sottoporre agli occhi del lettore, del visitatore. Di nuovo te la parola, Michael, grazie. Sì, infatti poi la parte appunto come mi hai accennato tu, la parte che mi ha affascinato davvero tanto e che secondo me è stata una scoperta anche per i miei docenti, nel senso che non si erano mai troppo interrogati sotto questo punto di vista, magari avevano questa curiosità, ma come dicevi tu prima, la nostra terra, diciamo, sotto questo punto di vista è molto ricco, quindi gli ho portato delle caratteristiche che non conoscevano nemmeno loro, era proprio riguardo all'utilizzo del suono. Utilizzo il suono che appunto era molto importante in epoca passata, ma secondo me è tuttora quotidiano e comunque ha un valore anche adesso molto, molto significativo. E l'ho voluto proprio assimilare, che penso proprio che sia prettamente il compito della campana, a veramente come un annuncio di salvezza. Cioè quando uno sente suonare la campana deve abituarsi a tendere l'orecchio e capire che effettivamente quello che la campana sta lanciando è un messaggio, non è un semplice suono che scandisce un qualcosa, come dicevo prima col tempo, quindi banalmente quando la campana batte il tempo delle ore, il significato è quello, punto stop. Ma nella maniera differente che ha di porsi all'orecchio delle persone, coi concerti, a determinate ore, suonando solamente una parte, suonando in una certa maniera, con dei ritmi ben precisi. Questa campana, veramente, la campana, quindi questo strumento è davvero in grado di far sentire la propria voce, questo messaggio di salvezza, questo annuncio di infinito appunto all'urbanizzato circostante, come dicevo prima, non solamente se sei nei pressi dell'edificio di culto, no? E è stato questo davvero la cosa interessante, il soffermarmi sul fatto anche incrociando alcuni passi della Bibbia, banalmente, e trovando appunto questi passi della Bibbia più attuali che mai e soprattutto concretizzandoli all'interno del suono della campana. Mi sono fermato sul passo di Matteo 10:27, in cui appunto viene detto: quello che avete udito all'orecchio, gridatelo dai tetti. Appunto proprio per enfatizzare questa cosa, cioè
tutto ciò che viene detto dalla parola di Dio deve essere promulgata anche al di fuori dell'edificio di culto, nel punto più alto dell'edificio di culto, il campanile, facendo che cosa? Appunto, utilizzando il suono. Quindi nel momento in cui sento un certo tipo di suono, il mio orecchio deve essere in grado di capire che sta avvenendo qualcosa, sta iniziando una messa festosa, c'è un defunto, è nato un bambino, c'è una messa feriale. C'è un qualsiasi cosa che però, ecco, parla in una maniera differente l'un l'altro in base al messaggio che io sto dando. E questo secondo me è importantissimo perché, come dicevo anche in precedenza, è un segno di testimonianza comunque di quello che sta avvenendo all'interno della Chiesa, testimonianza di un messaggio che non deve essere promulgato solamente tramite le scritture, ma anzi, le scritture devono diventare voce, voce appunto che non solamente deve essere udibile all'interno dell'edificio, ma che deve essere udibile e testimonianza dappertutto, no? Tramite appunto l'utilizzo della campana. Poi in particolare nel nostro territorio, anche in base alla dedicazione della campana, delle varie campane, queste vengono suonate in determinati momenti. Penso ad esempio, soprattutto in epoche passate, ma visto anche il periodo che abbiamo passato meteorologico, nel senso ogni tanto una suonata non sarebbe stata così inutile, anzi sarebbe stata secondo me molto, molto significativa per allontanare le tempeste, per il raccolto, per fuggire dalla peste, per avvicinare le persone alla chiesa, cioè strumenti davvero che se colti nella maniera corrente non diventano solamente un elemento di chiasso, perché se non siamo abituati a sentirlo con una certa dei certi ragionamenti, una certa cultura, mi verrebbe da dire diventa quasi un elemento disturbatore la campana, no? Se invece sì, ci si abitua e soprattutto si conosce il fatto che diventa un importante elemento di espressione, di comunicazione, di coinvolgimento anche, mi viene da dire, no? Di invito, si scopre appunto che diventa un suono davvero prezioso e davvero comunicativo dei diversi momenti comunitari, religiosi, ma secondo me anche non solo all'interno appunto di un contesto, di un paese, di una città o di una semplice comunità. Sono perfettamente d'accordo, è proprio perché uno dei problemi maggiori che abbiamo adesso è quello del riconoscere il suono della campana come suono comunitario, soprattutto nei paesi attorno alle città dove c'è stato uno spostamento proprio urbano e quindi persone abituate a vivere in città dove comunque sentono molto meno il suono delle campane, si spostano nei paesi dove il suono della campana è ancora un suono identitario. Addirittura pensiamo che ancora in pieno 800, le campane dovevano essere fuse secondo una determinata necessità, cioè quella di essere udibili in distanza, proprio perché coloro che si spostavano con i carri da un paese all'altro, specie nelle pianure, penso ad esempio alle zone di Romano di Lombardia, Corogno al Serio e così via, dovevano poter udire le campane per capire se erano già vicini al centro abitato. Questo perché? Perché ovviamente le nebbie nel periodo autunnale e invernale erano molto intense. E quindi il campanile restava, per esempio, con l'Angelus della sera, un riferimento indispensabile. Da qui la necessità di riporre di nuovo l'attenzione sul valore del suono della campana, proprio per il messaggio che manda non solo al fedele, ma come suono civile, proprio di comunicazione assoluta. Credo che questo sia proprio uno degli elementi che tu hai toccato in maniera molto, molto puntuale, che è un nuovo invito appunto a tornare a porre attenzione, specie anche rispetto a un'epoca in cui aumentano le lamentele, con il Covid è aumentato il livello di intolleranza, pur ovviamente nella drammaticità degli eventi, e in più il fatto di tornare a conoscere, non solo riconoscere, la campana come strumento di comunicazione. Grazie Michael per quello che hai detto. E adesso entriamo nelle questioni emerse, ecco proprio quello che tu hai notato e sottolineato nella tua ricerca. Personalmente, che cosa ti ha dato, che interrogativi ti ha fatto emergere questa ricerca? Allora, gli interrogativi più grandi che ho avuto sin dall'inizio era innanzitutto a livello molto generale, se davvero questo argomento potesse essere un argomento, pur trattando comunque di elementi che è molto facile dire riguardano il passato, ma davvero se sia un argomento attuale, più che mai attuale,
e soprattutto se sia se forse appunto un tema di tesi mai analizzato, quello un po' che mi sono un po' posto, perché ho detto potrebbe essere interessante, magari l'hanno già sviscerato in qualche caso, eccetera. Soprattutto come può essere più che mai attuale un argomento del genere. Mi sono fatto qualche interrogativo più prima proprio, cioè generale, prima di approfondire le questioni che mi sono emerse da queste prime analisi. E sono arrivato a delle conclusioni, cioè se è sempre stato fatto un grande lavoro di ricerca e di analisi sulle chiese, sulle opere d'arte all'interno, sulle strutture architettoniche, sulle storie locali, ma perché il campanile non è mai stato preso in considerazione a livello generale? Seconda questione, perché non è mai stato fatto un censimento dei campanili, cioè come avviene quello delle chiese? Che una è diversa dall'altra per storia, eccetera, così anche quella dei campanili. Quindi, perché non è mai stato fatto un lavoro del genere? Probabilmente perché non si è mai data troppa importanza, come dicevo, alla questione sia del suolo, ma anche proprio dell'architettura dei campanili, perché alla fine veramente quello che è emerso è che non c'è un campanile uguale dall'altro, cioè sono alcuni molto simili. Penso Villa di Serio e Ranica, per esempio, sono molto simili, ma comunque se si sviscera, se si analizzano, se si confrontano, si riesce comunque a trovare quella piccola cosa che li rende caratteristici l'un dall'altro. E quindi questo è stato un po' un tema che mi ha guidato, un po' una convinzione, ecco, che mi ha fatto portare avanti questo lavoro. Soprattutto appunto per il fatto che ho analizzato, anche se in altre parti d'Italia forse mi è stato fatto una ricerca sui campanili, si sono un po' avvicinati nel nord-est, quindi in Friuli Venezia Giulia, con alcuni censimenti però molto timidi. E io ho voluto invece cavalcare un po' l'onda, proprio come dicevi tu prima, anche per il fatto che da noi sono dei manufatti molto presenti, cioè anche adesso veramente guidano tanto la geografia e l'architettura della nostra valle, per esempio. Poi, ritornando anche sul tema del suono, la conformazione della Val Seriana, per esempio, ma così anche come della Val Brembana, eccetera, quando i campanili suonano fa in modo che questi diventino una cassa acustica bellissima, che quindi il suono è veramente si riesce a sentire da tutte le parti, si riesce a riconoscere se suona un campanile piuttosto che se suona l'altro, cosa vuole dire uno, cosa vuole dire l'altro. Quindi tutte queste motivazioni, poi il fatto che ero molto affascinato perché ho iniziato a suonare in maniera molto molto amatoriale le campane a mano quando avevo 14 anni, mi sono sempre un po' posto la questione: ma cosa sto facendo? Cioè, sto suonando perché? Come? Perché mi dicono di suonare così? Perché devo utilizzare una certa tecnica? Quindi è prezioso davvero il lavoro che sto facendo e di conseguenza il suono che sto facendo trasmettere grazie alla campana. Quindi da una ricerca un po' più personale, un po' più a livello territoriale e soprattutto di messa in luce di questo manufatto che è stato poco studiato, ho voluto un po' intraprendere questo viaggio. E quello che mi hanno suggerito i miei professori è stato quello: fa bellissimo, fallo. Però crea uno strumento nuovo di analisi, perché essendo uno strumento completamente nuovo, essendo, scusa, un tema completamente nuovo, nessuno ha mai avuto il tempo, l'opportunità, magari, o anche l'interesse di analizzare, di creare un metodo analitico proprio per una struttura del genere. Se si compila una scheda di censimento per una chiesa, bene o male, appunto, esistono già, grazie anche agli strumenti che propone la CEI. Questo strumento però tu non puoi utilizzarlo per un campanile, perché alcune cose non riusciresti ad analizzare nella stessa maniera. Quindi, appunto, la prima cosa che mi hanno detto è stato: crea uno strumento, crea un metodo analitico. Questo tuo metodo analitico, poi, oltre ad averlo sulla carta, quindi oltre a sviscerarlo a livello teorico, poi applicalo per vedere effettivamente se funziona. Cioè, se questo tuo nuovo metodo di analisi funziona su un territorio, vuol dire appunto che è fatto, tra virgolette, centro, cioè che hai scoperto delle cose nuove, non tanto come a livello di materiale, cioè il fatto che un campanile sia stato costruito nel 1760, te lo dice l'archivio parrocchiale, non la tua scheda, d'accordo? Però il mettere insieme comunque un censimento con più informazioni, questo è l'istante dell'innovazione, cioè avere appunto una carta d'identità, come poi l'ho chiamata, del campanile, perché io sono riuscito, cioè io, il metodo appunto che ho creato, è riuscito a mettere insieme e a legare più aspetti che non sono mai stati appunto messi a comparazione, soprattutto racchiusi in un materiale informativo sostanzialmente. Quindi, appunto, sono. Come Michael. Sì. Procedi pure, stavi
Sì, stavo dicendo appunto che poi ho creato questo metodo di lettura che ho chiamato ALTUS, è un po' un gioco di parole, nel senso un acronimo, e anche l'ALTUS appunto per indicare il valore dell'ascesa, no? Quindi della vicinanza verso l'alto. E questo metodo appunto si chiama ALTUS perché analizza sostanzialmente cinque aspetti legati in due elementi identitari. Cioè, ho analizzato l'identità teologica del campanile, ho analizzato l'identità architettonica del campanile, l'identità teologica attraverso lo studio dell'apparato sonoro, attraverso gli aspetti liturgici, l'identità architettonica invece attraverso la tipologia e la struttura architettonica, la visibilità che ha all'interno del contesto urbano, quindi come il campanile si approccia all'interno dell'urbanizzato, e un'analisi storica e cronologica per capire appunto effettivamente quali sono le vicende più importanti che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo del manufatto. Tutti questi elementi li ho poi racchiusi, cioè i risultati di questi elementi li ho racchiusi in questo documento di identità, al di là appunto che diventava davvero una sorta di documento di identità del campanile, proprio perché analizzava l'identità simbolica, quindi teologica, e l'identità architettonica. Allora ho iniziato appunto, come dicevo prima, all'inizio a intraprendere questo mio viaggio e ho detto che cosa analizzo. Se analizzo tutti i campanili della valle, davvero non finisco più perché ho fatto proprio un po' un censimento puramente numerico per capire quanti fossero, sia quelli parrocchiali che delle chiese sussidiarie, dei santuari, delle chiesette, degli oratori, sono arrivato a un numero esorbitante e davvero ci avrei impiegato un parecchio tempo. Allora ho detto, per iniziare questo percorso di ricerca, per capire se funziona, mi soffermo su quelli parrocchiali della Val Seriana e della Val di Scava e sono risultati essere 80. Quindi per ognuno alla fine ho analizzato questi cinque macro temi, racchiudendo poi tutte le informazioni ricavate all'interno di una schedatura. E ne è uscito un bel censimento, nel senso che comunque mi sono, al di là della conoscenza, delle cose scoperte, ma mi sono proprio divertito. Cioè, è stato veramente molto bello capire come chi ha pensato, chi ha costruito i nostri manufatti abbia veramente pensato a tutto. Cioè, non sia, non ha, davvero non ha solamente costruito un bel edificio, una bella torre, ma davvero ha pensato al materiale, ha pensato alla simbologia da mettergli, ha pensato al numero di campane, ha pensato a dove mettere, appunto, dove posizionare queste campane, come in che maniera, come farle suonare, eccetera, fino alla parte apicale, che è la parte veramente più comunicativa. Ecco, infatti dalla slide qua traduciamo in maniera proprio schematica, quindi magari più chiara quello che ho cercato di dire, no? La metodologia ALTUS, le due identità, l'identità teologica con l'architettonica, poi per ognuno questi temi, questi macro temi, suddivisi appunto per le due categorie. Quindi di ognuno sostanzialmente poi ho creato quello che era un documento identità. Se provi ad andare avanti, magari ti esce lo schema di quello che. Ecco qua. In soldoni è un foglio A4, cioè molto, a livello molto pratico è puramente un foglio A4 in cui ho inserito tutte le informazioni che ho ritrovato. Una parte anagrafica nella parte appunto superiore, quindi la chiesa di appartenenza, la numerazione del censimento delle chiese, che città appartiene, che comune appartiene, e accanto invece proprio la posizione geografica suddivisa per cette e per fraternità presbiterali. La parte in verde invece riguarda l'apparato sonoro, quindi l'analisi delle tipologie degli elementi che sono posti all'interno della cella, quando sono stati posti, se sono stati tolti per delle fusioni, degli sviluppi, dei cambiamenti. Gli aspetti liturgici, che qua è stato veramente un mero elenco di elementi che io ho trovato, in cui però appunto c'è tutto un approfondimento dietro, nel caso si volesse sviluppare questa analisi, cioè se sono presenti ad esempio, sempre appunto per quanto riguarda l'aspetto liturgico, delle simbologie che richiamano proprio la cristianità. E poi sono passato invece più alla parte architettonica, quindi quanto alle dimensioni, se è di tipo a torretta o a vela, il basamento se aveva un aspetto puramente statico o funzionale, di che materiale è fatta. Successivamente poi sono passato alla visibilità, quindi al fusto, all'interno della visibilità se ci sono delle parti, delle componenti un po' particolari, alla cella campanaria, alla sommità e alla fine gli apparati scultorei e le decorazioni che sono presenti a livello proprio architettonico. E alla fine appunto dei brevissimi excursus cronologici e storici per capire la storia proprio di ogni singolo campanile.
accompagnato accanto da tre o quattro foto che appunto rendessero l'idea davvero di quello che era l'elemento studiato. Tutto Come questo potete... è veramente di enorme, scusami l'interruzione, No, no. è di enorme valore perché ci proietta in un'altra dimensione. Noi come Federazione Campanari Bergamaschi dobbiamo sicuramente recitare il mea culpa perché molto abbiamo fatto per il suono, ma non abbiamo mai proceduto a un censimento sistematico per dire delle campane. Questo lo stanno facendo molti, come dire, molti gestori di canali YouTube. Quindi giovani e meno giovani che stanno mano a mano con una sorta di tam-tam andando a censire e coprire in maniera più o meno corretta tutti i campanili su cui perlomeno si suona e molti dai quali si ascoltano le campane. Però certamente non abbiamo mai proceduto, nonostante abbiamo avuto contatti importanti, indicazioni importanti su come redare un tipo di schedatura sulla struttura campana. Questo ci porta a dire che ovviamente non basta il lavoro di un'associazione, perché un'opera di secoli va oltre la portata di poche persone. Che effetto ti ha dato, Michael? Tu da solo di fronte a questo mondo gigante di patrimoni. A un certo punto, giustamente, come tu mi hai detto, mi hanno detto basta, perché sennò tutta la vita, no? Avresti come lavoro il censitore di campanile di campane. Sì. Cosa c'è? Quando riguardi un po' a volo d'uccello questo lavoro che ormai hai già finito da perlomeno un anno, giusto? Sì, più o meno un anno fa l'ho presentato, ho discusso appunto la mia tesi il 9 giugno dell'anno scorso, quindi considerando che questo lavoro ci ho impiegato circa un annetto a farlo, grazie anche alle tempistiche del Covid, tra virgolette, che ero comunque smart working a casa, quindi ho avuto molto più tempo, tante attività erano ferme. Quindi sì, è presentato un anno fa e elaborato circa, ho iniziato 2 annetti fa, iniziare a mettere insieme un po' le idee. E sicuramente mettere insieme le idee ti ha portato anche a cambiare, credo, il modo di, come dire, la prospettiva, no, sul lavoro, perché tutti noi partiamo in un certo modo e se il lavoro ci plasma, finiamo in un altro, cioè ne usciamo cambiati, modellati dal lavoro che abbiamo svolto. Ecco, come ti ha cambiato questo lavoro nel percorso? Che tipo di mentalità, di messaggio che possiamo dare? Perché molti dei nostri sono certamente adulti, ma molti anche giovani, e sicuramente davanti a questa proposta di schedatura saranno entusiasti. Che tipo di percorso anche tuo interiore si è maturato nel corso del tempo? Dire qualcosa che è più grande di me, provo a dare una goccia del mio, provo a dare uno stimolo, perché è bello secondo me rivedere questa cosa proprio a un anno di distanza, quando la riprendi in mano, ricordi la fatica. Certe cose non le ricordi più perché è normale, però sicuramente è una prospettiva più dall'alto, no? Credo, Michael. Ritornando poi nel mondo del lavoro e quindi riconfrontandoti, che tipo di sensazioni puoi comunicarci? Allora, ti dico a livello proprio concreto all'inizio, io avevo capito davvero, grazie anche alle sollecitazioni dei miei docenti, che era un lavoro vastissimo, cioè che riguardasse veramente una cosa, anche se mai analizzata, ma veramente vastissima. Infatti, ho chiesto subito aiuto a voi, ho chiesto aiuto anche a persone, come dicevi tu, che stanno facendo questo censimento delle varie campane tramite dei canali informatici. Perché appunto ho capito che no, non potevo da solo fare un lavoro del genere e soprattutto appunto perché il nostro territorio in maniera particolare è veramente vasto sotto questa tematica. E quindi ho dovuto darmi un po' una controllata, anche se non nego che io avrei fatto tutti i 300 campanili circa che ho censito qua solamente in valle, ma davvero per questioni logistiche mi sono fermato. Adesso la cosa bella sarebbe poter continuare questo lavoro magari portando in altri territori, cioè spostandomi sulla Val Brembana, spostandomi su altri, cioè fino ad arrivare a un censimento completo della nostra diocesi, almeno a livello parrocchiale. Certo, come dicevi te, dovrei abbandonare il lavoro tutto per concentrarmi a girare e guardare i campanili. Non mi farebbe schifo come cosa, però ecco, diciamo che vediamo insomma in futuro. A livello interiore, Sì, dimmi. come dicevi te, è stato un bellissimo percorso, soprattutto perché davvero, essendo proprio una questione di nicchia e molto spesso anche non capita,
capita solamente in maniera molto superficiale. La mia paura davvero era che destasse poco interesse e che anche a me stesso a un certo punto arrivavo a trovarmi davanti alla situazione e dire: ma davvero sto facendo una cosa che riguarda una questione che, come dicevo anche prima, tante volte invece può dar fastidio, il sentire un suono, il vedere una cosa così alta, che tante volte anche a livello appunto progettuale ti blocca, perché la costruzione di edifici magari non deve essere più alta rispetto ai campanili, quindi pone anche dei limiti anche a livello di regolamenti edilizi all'interno dei vari comuni, no? Però mi sono buttato, ho detto, è una cosa che mi è sempre interessata, soprattutto che ho toccato con mano davvero anche durante il periodo del Covid, cioè di sentire costantemente il suono di una campana che segnava la morte di una persona, veramente anche a livello emotivo a un certo punto muoveva qualcosa, anche la persona più disinteressata, tant'è vero che parlando anche con i sagristi, insomma, gli addetti ai lavori della mia parrocchia, a un certo punto sono arrivati davvero durante il periodo Covid delle chiamate in cui dicevano: vi prego basta suonare da morto, perché davvero ci sta mettendo addosso una sensazione emotiva a livello anche corporale veramente pesante. Questa era una situazione comunque particolare. Dopo sempre durante il periodo del Covid, mi ricordo benissimo che era nato un bambino e la campana ha iniziato a suonare a festa dopo settimane di incessante suono a morto, no? E ho risvegliato davvero, confrontandomi anche con tanti altri miei amici, comunque della comunità, una sensazione di gioia. Quindi dico: cavolo, davvero, magari riempiti dei vari frastuoni della quotidianità, la campana, il campanile, eccetera, possono risultare un elemento, un appendice, ok? C'è, so che c'è, lo sento, punto, stop. Quando siamo stati costretti a fermarci per una cosa più grande di noi, come è stata la pandemia, anche questo ha davvero assunto un valore grossissimo anche per le persone che davvero erano più disinteressate all'argomento. E poi invece dal punto di vista più di apprezzamento del territorio, devo dire davvero appunto che è stata una bellissima analisi, perché il campanile stesso parla tanto della nostra storia, no? Penso ad esempio, per fare un esempio concreto, al nostro santuario di Villa di Serio, che ha un campanile di dimensioni molto piccole, ma perché faceva parte del complesso del santuario vecchio. Nel momento in cui è stato progettato quello nuovo, c'era il progetto di un campanile grande, ma la nostra popolazione non aveva l'opportunità di realizzarlo e di conseguenza sono stati fermi. Cioè, racconta veramente tanto, non solamente del sostegno della campana, ma proprio racconta tanto di una popolazione. Quindi tutte queste motivazioni mi hanno portato a proseguire, a essere più che mai convinto della mia ricerca e soprattutto a davvero soffermarmi e a autoconvincermi. Non ce n'era bisogno, però ogni tanto qualche autoconvinzione mi serviva di dire: cavolo, è un argomento davvero interessante, è un argomento che non deve essere lasciato a un certo livello, devo provare a stimolare l'interesse facendo appunto questo tipo di lavoro. E devo dire che comunque c'è stato questo interesse, tant'è vero appunto che poi dall'Ateneo mi è arrivata una proposta di insegnamento appunto per il prossimo anno accademico proprio su questa tematica. E questa cosa qua mi ha fatto molto sorprendere, nel senso che ho detto: un Ateneo che è abituato a sviscerare queste tematiche non si è mai soffermato su una questione del genere, e che non è una questione nascosta, non sto analizzando la simbologia di un piede di un santo in determinati quadri, quindi c'è, non c'è, c'è in pochissime questioni. È una questione che c'è in quasi tutti gli edifici di culto. E il messaggio che a me piacerebbe dare è: non dimentichiamoci l'importanza di questo manufatto, sia dal punto di vista architettonico che teologico e che del suono, soprattutto nella progettazione delle nuove chiese, perché questa è poi la questione che sta un po' a cuore. Tante volte nei nuovi quartieri si tende a omettere questo elemento, uno per i costi, perché costruire una struttura a torre, anche a livello ingegneristico, implica dei costi molto, molto elevati, anche dal punto di vista manutentivo successivamente. E soprattutto perché poi si ha questa paura che possa diventare un elemento di disturbo e si faccia invece si faccia difficoltà a capire che può essere invece un ottimo elemento di comunicazione invece che di disturbo. Infatti poi nelle conclusioni un po' che io ho tratto, al di là proprio dell'analisi del nostro territorio, in cui ho fatto delle schede riepilogative, delle tabelle in cui dicevo alcuni campanili hanno questi elementi, eccetera, eccetera. La cosa bella proprio che ho elaborato è stato: cavolo, il campanile è importante, punto. Cioè, su questo veramente non voglio che ci piova, che sia torre, che sia torretta, che sia all'interno della facciata, che abbia le campane a terra perché magari davanti a una campagna sconfinata. E appunto che questa questione qua sia davvero un elemento fondamentale anche nella progettazione delle nuove chiese, cioè che non diventi davvero un
Ah sì, ok, se poi mi rimangono i soldi costruisco un campanile. No, costruisco la chiesa, gli metto davanti un sagrato, gli metto accanto, dietro, sopra un campanile. Punto. Cioè, questo è stato proprio un po' il mio punto di vista. Guardando un po' le nostre chiese nuove, appunto, ho visto che tante volte dicono non metto il campanile perché utilizzo il campanile della chiesa antica che c'è, ok. Sì, è vero, può essere un ottimo metodo anche quello. Però in alcune situazioni in cui davvero la chiesa è la prima ad essere emersa, ad emergere, ok, quindi in quartieri completamente nuovi, secondo me davvero deve diventare, non dico l'elemento principale, ma uno degli elementi principali anche dal punto di vista eminenziale, cioè diventa un elemento davvero eminente, che si vede, che parla, che ti comunica, che ha importanza. E certamente qua passiamo dai campanili settecenteschi al campanile delle Fiorine di Clusone, che direi più eloquente da questo punto di vista, che però c'è. E tornando invece all'immagine su cui, ecco, che ha accompagnato la tua riflessione, è il santuario di San Patrizio e Colzate, direi emblematico, no? Tu risali la Val Seriana e hai questo santuario là, è come dire, devo arrivare e riuscire a coprire tutto questo lavoro, come arrivare al santuario. E come invece dal santuario hai uno sguardo su tutto questo mondo. E soprattutto direi, hai detto bene, considerare il campanile come un appendice è un po' come dire, va bene, io tutto quello che è la chiesa la metto da parte, perché al centro metto me stesso. E quindi se metti al centro te stesso, perdi un po' quelle che sono perdi quella che è un po' la bussola, non per niente appunto la Chiesa al centro delle comunità. E quindi rimettere al centro quello che si considera come un appendice credo che sia veramente un'opera grande e un lavoro grande che tu hai fatto. E certamente se avrai più la possibilità di fare di questo la tua docenza, potrai dare veramente grandi, grandi, grandi contenuti. Questo lo dico. Dovrebbe essere fatto a Bergamo, dovrebbe essere fatto anche a Bergamo, perché una terra così ricca, senza una scuola che insegni a vedere questo, noi facciamo scuola di musica, insegniamo a suonare, ma certamente a livello diocesano non c'è mai stato un input di questo genere. E invece quanto tu farai, credo, a Roma, dovrebbe essere applicato qui a Bergamo, che è proprio una terra d'eccellenza da questo punto di vista. Michael, in conclusione, che messaggio ti senti di dare ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori e ai nostri giovani soprattutto, rispetto al lavoro che hai fatto? Che tipo di stimoli, di suggerimenti puoi offrire? Ma allora, nel mio piccolo, il suggerimento davvero che mi viene da dare, ma a livello proprio generale, è quello davvero che quando ti avvicini, quando cerchi un po' il centro a livello appunto di edificato, geografico, di tendere sempre l'occhio e l'orecchio verso l'alto alla ricerca del campanile, perché davvero può essere quell'elemento bussola che ti guida sia nell'orientamento spaziale, ma anche nell'orientamento, secondo me, interiore, emotivo, grazie anche al suono, e quindi anche dal punto di vista spirituale. Mi viene da pensare quando si sente davvero il suonare a disteso, anche in allegrezza, l'emotività che questo suono ti porta all'interno di te stesso, della tua corporalità, ma anche all'interno della tua anima, soprattutto di sentirlo non come un richiamo, ma come una voce che parla e che riesce a comunicare qualcosa anche dal punto di vista simbolico e poi appunto anche dal punto di vista soprattutto della fede, come un canto, no? Come quando vai in chiesa che la celebrazione liturgica è scandita dall'organo, dalla musica, eccetera, così anche al di fuori dalla chiesa. Cioè questa evangelizzazione non si ferma, come dicono spesso giustamente anche i sacerdoti, non si ferma alle porte della chiesa. L'uomo deve portarla anche oltre, no? E può portarla anche oltre considerando questo elemento come un supporto, okay? Come un aiuto, come uno stimolo, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista anche appunto del suono, dell'ascolto e dell'abitabilità, insomma, di tutto il territorio, dell'abitabilità di colui che risiede appunto nel più alto dei cieli. Quindi questa sua presenza che non si fermi solamente all'interno dell'edificio, ma che si propaghi. Almeno il messaggio c'è, poi sta a noi coglierlo. Quindi quello che un po' dico anche ai miei amici, così quelli che mi hanno ascoltato durante la mia discussione, che ho voluto dire anche ai miei professori, è quello di avere un occhio curioso,
un occhio curioso nel guardarlo e un orecchio curioso nel sentirlo, questo manufatto che appunto è lì, che ci guarda, lo vediamo di sicuro perché è impossibile non vederlo, qualsiasi posto in cui andiamo. Però ecco, dobbiamo metterci quel pizzico di curiosità per capire che effettivamente oltre e anche al suo interno c'è veramente tanto che riesce a comunicarci. Grazie Michael, hai fatto veramente un grande lavoro. Complimenti, la federazione ti ringrazia di cuore davvero e Grazie. speriamo che veramente ci sia la possibilità di renderle una pubblicazione, che la docenza possa essere fatta dopo che a Roma farla a Bergamo. Noi ci adopereremo magari per organizzare un seminario, sicuramente un'iniziativa, un percorso che i nostri appassionati seguiranno. Diamo così appuntamento ai nostri spettatori ai prossimi video che stiamo realizzando per Bergamo-Brescia 2023, capitale italiana della cultura. I migliori auguri a Michael per la sua attività e sempre in alto i nostri occhi, i nostri spiriti verso i campanili e le campane. Ciao Michael, grazie. Chiudiamo qua. Grazie mille. Grazie.